Come va? Tutto bene? Io vado, grazie a voi. Allora, 31 dicembre 2017, ultimo giorno di questo anno di abbastanza di merda. E niente, non vedo l'ora di essere stasera perché appunto facciamo un'immensa cenona qui a casa nostra. Come dicevo anche nell'altro vlog, siamo tipo metà di mille qui da noi. E siamo tipo in 9 con una bambina piccola. Quindi, vabbè, calcoliamo 9 e un quarto? Calcoliamo anche Kira? Facciamo 9 e un quarto? 8 e 3 quarti, perché c'è mezza la bimba è mezza e chi è un Amore in quarto. Goia, c'è la bollata di Angola. Non Ve l'ho detto. ridillo? Allora sono 8 e 3 quarti, perché la bambina è mezzo e chi è un quarto, quindi. Vabbè, ma siamo 9 con Viola. Contando anche Viola, lei sicuramente mangerà quello che mangiamo noi. Vabbè, anche Kira, perché Appunto, ma mia frutta dove si mangia noi. no, non tutto quello che si mangia noi. Mi si è allungata un casino la frangia, devo andare a farmela tagliare. Quindi niente, adesso vi faccio un po' di spoiler di quello che ci sarà questa sera. Qui c'è del cioccolato con granella di nocciole, perché in frigo ho sistemato questi, che sono dei cioccolatini di parmigiano. Parmigiano reggiano, ricoperti appunto di cioccolato e granella di nocciole. E poi vabbè, qui sotto la crema di mascarpone per condirci il pandoro poi stasera. Poi tante cose le vado a fare oggi pomeriggio, perché comunque se vengono fatte magari già se le faccio ora è probabile che magari si possano rovinare, tipo il panettone gastronomico si può inzuppare troppo, e lo stesso anche gli spiedini di mozzarella e pomodorini, quelli li faccio, sono preparazioni che faccio comunque oggi pomeriggio, o li posso fare anche stasera, tanto abbiamo detto ai nostri amici di venire dalle 7 in poi, quindi posso mettermi a farlo anche verso le 6 così. Invece i crostini con salsiccia li devo preparare e poi mettere in forno all'ultimo, perché devono essere mangiati caldi. E vi faccio vedere un altro piccolo anticipo di come preparo la tavola stasera. Allora, voi sapete che Ghiomelli è il mio fornitore di decorazioni preferito. E ci abbiamo trovato l'altra volta, quando siamo andati a vedere le decorazioni di Natale io e Simone, questi piatti che li ho presi quando sono andata a prenderli i piatti, Simo? Mercoledì, Mercoledì o giovedì? mercoledì forse. Sì. Ah, lì c'è il panettone gastronomico e le Coca-Cole e le noci e la frutta secca per dopo, per stasera. Insomma, dicevo, e abbiamo trovato questi piattini che sono semplicemente di carta, perché giustamente poi già la cucina è quello che è. Ora lì c'è la roba sporca perché stavo lavorando. La cucina è quello che è e non posso mettermi a lavare 80.000 piatti per una serata. Poi, se siamo tanti, ogni volta serve da lavarli No, per infatti. averli buoni. Infatti. Sicché allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso questi qui di carta, abbiamo preso queste coppettine per gli antipasti. Questi li avevamo presi per il primo, ma abbiamo scoperto che il primo no, probabilmente non ci sarà. Se si fanno antipasti, uguale. O ci si fanno gli antipasti, ci si mettono lo stesso gli antipasti. E poi su questi ci facciamo, in questi ci mangiamo il secondo. E se mi avanza uno, in uno ci metto anche, ma sicuramente mi avanza, in uno ci metto anche il pandoro, fatto a mo' di vassoio. Che è bellino, sono dorati. Li ho voluti prendere così, tu quasi tutti uguali, comunque che riprendessero un po' il dorato dei piatti sotto. Come si concerne a ogni festa di Capodanno che si rispetti, i cappellini, oltretutto olografici, sono molto unicornosi questi cappellini. Li abbiamo presi ieri da Tiger, li abbiamo pagati tipo 1 euro, sono 6 cappellini in ogni pacchetto, infatti ne abbiamo presi due perché comunque siamo in 9. E vediamo se riusciamo a metterlo anche a Kira stasera. Te lo immagini, poverina Kira, con il cappellino che è più grosso di lei? Adesso è centramento. Sì, infatti, ci affoga, poverina, da tanto è largo. Ieri sono andata da mia make-up a fare un giro per vedere cosa era uscito di nuovo. E ho trovato questa, la Magnetic Boost Mask. Praticamente è una maschera per il viso magnetica. E io ho detto no, la voglio troppo provare, quindi l'ho presa, sì lo so ragazze, le mie unghie, mi devo levare lo smalto ma devo andare a prendere il cotone.
ho detto la prendo, la devo provare assolutamente, devo farmi un'opinione, devo capire cosa ha di diverso da quello, dalle maschere che ho io di solito. Questo qui è il suo magnete. Praticamente cosa fa? La stendete sul viso, mi ha detto la ragazza che mi ha servito. Va steso un velo sottilissimo sul viso, ovviamente deterso. Far passare 5-7 minuti. E poi con il magnete va avvolto in un pezzo di carta igienica o carta Scottex, e poi si passa su tutto il viso. E io ho detto no, è troppo figo, sicché adesso no, la devo troppo provare. Questo qui è il risultato, e questa è la quantità che dovete dare, cioè come vedete non ne dovete dare tantissima, come tante altre maschere che dovete darvene in faccia una quintalata con la cazzuola, la dovete stendere con la cazzuola. No, qui proprio come vedete ne basta veramente poca e va fatta agire per appunto 5-7 minuti e poi va levata col magnete. Dopo vi faccio vedere come la tolgo. Kira, ovviamente. Buongiorno a tutti! La mia mamma questa notte non è venuta a letto, ha fatto tutta una tirata perché ha giocato ad Assassin's Creed e è stata una stupida perché ora non dorme più. E non dorme più. In compenso io sto dormendo come un lupo. Amore, Kira, non ci sono ora i botti. Ok, sono passati circa 7 minuti, forse un pochino di più, e adesso ho già messo il magnete. Come vedete, ho avvolto il magnete nella carta e adesso andiamo a levare la maschera. Guardate che figata! E rimangono così, vedete? Poi tirate via il pezzo dove c'era il magnete e cambiate carta e continuate. È una figata pazzesca. E poi vi lava ogni residuo. Cioè, come vedete, non vi lascia residui enormi. È una figata pazzesca. E poi come al solito, levate la carta e continuate. Io intanto finisco il video, il viso. Simone che è tornato dal supermercato. Dicevo, adesso ci vado a dare la crema, un latte corpo. Mele e spezie di Bottega Verde. Grazie.
vado a dare anche una crema contorno occhi, questa è della Cien Wild Rose. Vado a darla sull'occhiaia e la tampono, non la vado a stendere, la stendo un pochino prima e poi la tampono su tutto il contorno occhi. La porto un po' anche sulla palpebra. Ok, e adesso lascio asciugare un po'. E devo dire che, allora, l'effetto pulizia lo sento subito. E toglie un sacco di sporco. Cioè, io vorrei farvi vedere, questa era bianca, questa carta. Infatti adesso la buttiamo via. E devo dire, appunto, è un buon prodotto. Costa, perché costa 27 euro questa maschera. L'ho presa giusto perché mi volevo togliere lo sfizio e però se è così, io la ricompro altre 100.000 volte, perché è fantastica questa maschera e la consiglio a tutti. E poi guardate Ganzo quanto sono deficiente. Che stai a fare col mio telefono, mi preoccupi? Sto qui, Angie. Ora sono anche mezza tappata. Lo so. Anch'io che ho sentito l'odore. Dove sei, Nanette? Quella! Ecco. No, scivolava. Niente. Il crostino volante. Non è successo niente. Meno male. Questa musichetta, questa di Gris, mamma mia, ferocissima, guarda che ferocia, mamma mia com'è feroce, Kira. Guarda tutti sulle... Oh no, c'hai un gremlin ferocissimo, ferocissimo, madonna se ti strozzo bagarospa, ti pasquetto io brutta bagarospa. Guardate che ferocia! Oh mamma! Un animale ferocissimo! Kira! Dalla posizione da battaglia proprio! Che poi, Kira, non ci crede nessuno! Non ci crede nessuno che sei un animale feroce! Non ci crede nessuno che sei un animale feroce! Anche perché, amore, Kira! Ti sto colorace! Ti sto colorace! Le faccio panate fritte! Bocca aperta, se vuoi se la presento. Oddio! Cioè, Kira proprio feroce a zero. Vero? Sei una feroce, una ferocissima, è ferocissima. Guardate com'è feroce. Me l'ha detto finora. Non si permette di dire male. Oh, no. Una volta sola ha morso sia me che Simone, ma era piccinissima, avrà avuto pochi mesi. A me mi si sta abbassando sempre di più la voce. Sì, stiamo guardando tutto in famiglia. Oddio, perché non sappiamo cosa fare. Nell'attesa ci stiamo scervellando un po' per decidere le ultime preparazioni. E così tiene anche un po' di tipo un rumore bianco di sottofondo. E io devo dire che quella maschera è promossa al 100%, perché io me la sento pulitissima la pelle del viso. Me la sento veramente, veramente pulita. E quell'unto che esce fuori, che c'è quando andate a levare la maschera, è un olietto, è tipo misto allo sporco che spelle dal viso. Perché veramente, quando mi sono pulita il viso, c'era la carta, era marrone. Tipo proprio dallo sporco. Dopo che ho levato la maschera... C'era proprio tutto lo sporco del... Sì, è tipo olio, però non rimane trasparente, perché sai, ti dice un olio magari pulente, dici te lo ripassi sul viso e ti pulisce.
Invece no, sono andata a levarla, era marrone la carta. Che viso c'hai? Che viso c'hai? No, vabbè, residui di sporco del fondotinta che magari non è venuto via bene ieri sera. A proposito di fondotinta, io ho da farvi anche diverse recensioni ad anno nuovo. Vi devo fare appunto la recensione di questa maschera. E ho ordinato delle cosine dalla Wycon, perché qui a Livorno la Wycon purtroppo ha chiuso. E non posso acquistare da Wycon a meno che non vada in altre città o in altri negozi, in altre... Io qui ho il cioccolato sul colletto. Come cacchio ho fatto a prendermi il cioccolato sul colletto? Vabbè, date il pigiama. E, dicevo appunto, a meno che non vada in altre zone dove so che c'è Wycon, in altri centri commerciali dove so che c'è Wycon, non possono acquistare la Wycon se non tramite negozi online. È un po' un casino, però devo dire che... Non mi è sembrato un casino. No, vabbè, però sai, un conto e dici ordini un fondotinta online, però c'è sempre l'incognita della tonalità. Se non so che sai, cioè... No, io per esempio sono andata su quel... Io ho preso un fondotinta... col numero 3 beige dorato e mi è andata bene, che è la mia tonalità, perché è successo che magari vai a prendere anche per i vestiti, vai a prendere la tua taglia o il tuo colore di fondotinta, però magari il fondotinta è troppo giallo o troppo rosato. Oppure anche per i pantaloni, per l'abbigliamento, magari la tua taglia ti sta stretta o ti sta troppo larga, perché non tutti i siti sono uguali. E appunto, un fondotinta è sempre bene provarlo in negozio, perché così almeno capisci bene qual è la tua giusta tonalità. Io fortunatamente non si vedeva lo stacco ieri tra viso e collo comunque del fondotinta, quindi mi è andata di culo, come si dice. Mi è andata di culo che ho preso la mia tonalità giusta. E poi ho preso un blush in mousse, non mi ricordo la numerazione, dopo ve la faccio vedere. E poi ho preso la cipria fissante, perché ne avevo bisogno, perché almeno mi fissa il fondotinta, mi dura tutto il giorno. Infatti ieri mi sono messa il fondotinta e la cipria e mi ha durato tutto il giorno. Poi vi farò una recensione anche su questi prodotti. E poi ho iniziato a provare anche la Nude Beach che mi ha regalato Simone per Natale, e il mascara Pupa Vamp che mi ha regalato sempre Simone per Natale. Quindi appena avrò provato questi prodotti a anno nuovo farò le recensioni e vi saprò dire anche la mia opinione su questi prodotti. No, ma cosa? Io non lo taglierei subito. Perché no? Che poi ti fa come cose. Come? Come il tè gastronomico. No. Questo... Mi aspetto un attimo. Uno se lo taglia quando... Quando gli serve se lo taglia. Eh no, ma quando non viene come vorrei io. Capito? Ma secondo me è rischioso, sì. Se lo metti sopra a posto, come fa a essere rischioso? Sopra a posto, ma sono tutti ogni fettina è aperta. Ma rimane così, amore. Rimane chiuso finché poi non si prende la fetta. Boh. Buono. Va bene. Questo è un consiglio. Poi non mi fa dire, te l'avevo detto, capito? Come al solito. Sembra quasi un'apparecchiatura seria, se non fosse per questi berrettini carinissimi. Tutto carta e plastica, a parte la tovaglia. Ma così almeno è un ammattimento in meno nel dover stare a rigovernare tutte le volte. Ma si può vedere una cosa del genere? Ok, allora io mi sono... Oh, ho lasciato la luce di cucina accesa. Bravo, eh? Ah, ok. Allora, io come vedete mi sono già preparata, vestita, sistemata. E mi sono già anche truccata, ho messo questi orecchini. Collana non ne metto perché comunque c'ho il choker qui della maglietta, quindi lascio questo come... Tipo faccio questo, faccio finta che questa sia la collana. Io ho una tosse e un raffreddore terribili,
Speriamo non mi si tramutino, non mi si tramuta in influenza pesa con la febbre. Speriamo di no. De Hijo. Eh? Niente. De Hijo. Homer Simpson. Dica. Mio marito è Homer Simpson. La circonferenza la sta anche prendendo. Gnugnugnug. Comunque, appunto, ora noi vi salutiamo. Aspetta, mi metto qui giù con Homer Simpson. Ma ha fatto vedere cosa ha fatto che... Sì. Per la fine. Ma lo sanno. Anche perché, scusami, vedevano prepararlo, quindi comunque lo sanno cosa ho combinato, no, vabbè, i pasticci che ho combinato. Finché non viene altra gente, poi... Amore, oddio, oddio. No, è Loki. No, Loki no! Perché gli occhi? Le garbe a trucco. Oddio, meno male non mi sono data nemmeno il fondotinta, nemmeno da dire, sente l'odore. Boh. Comunque, vabbè, dai, vi faccio vedere anche che cosa ho preparato intanto. Allora, intanto vi faccio vedere questi, che sono appunto quelli che ho preparato stamani. Cioccolatini di parmigiano. E ho fatto anche la crema abbinata, questa qui, che è crema con una crema con pere e cannella, molto semplice. E poi ho fatto il panettone gastronomico, che l'ho dovuto chiudere con la pellicola perché altrimenti crollava, faceva tipo... E poi l'immancabile, il panettone, il pandoro con la crema di mascarpone, che questo me l'avete visto preparare prima. E devo fare ora ancora gli spiedini con di pomodorini e mozzarelline. Qui dove sono le mozzarelline? Le mozzarelline, le ciliegine. Devo fare solo quelli e poi ho finito di preparare tutto, devo solo fare da bere. La tavola anche gliel'ho fatta vedere. Anche la tavola? Sì. Praticamente appunto dicevo, devo solo fare l'ultima cosa di preparazione e da preparare i cocktail, perché poi dobbiamo anche bere. Stasera si sboccia tantissimo. Ma non so, non so il dubbio dopo le premesse della serata. Dici? Ma io sboccio lo stesso, vado in doma a quell'altri. Io sboccio lo stesso. Comunque, appunto, siccome fra pochino arriva gente, dobbiamo salutarvi. Mio malgrado, non posso, come ho detto anche nel video precedente, non posso filmare più di tanto stasera perché comunque ci sono i miei amici e le mie amiche, giustamente non vogliono essere ripresi e in più c'è anche una bambina piccolina, quindi meglio evitare di fare riprese. Comunque a noi ci avete visto, quindi per l'ultima volta nel 2017 vi salutiamo, vi auguriamo un buonissimo capodanno, che il 2018 possa portarvi tutto quello che desideriate, che sia un lavoro, che sia un figlio, che sia un marito, una moglie, un amante, un qualsiasi, un cane, un gatto, un topo che al mercato mio padre comprò. Soprattutto salute e felicità. Soprattutto salute e tanta, tanta, tanta felicità a voi, ai vostri cari. Spero che quest'ultimo dell'anno lo passiate in famiglia o comunque che vi divertiate, che vi rimpinziate come dei maiali, che beviate come dei turchi. Turchi. Anzi no, come dei russi. Spero che beviate come noi, come dei russi, fino alla nausea proprio. Noi vi mandiamo un bacione grandissimo. Ci vediamo nel 2018. Ciao! Ciao.